1996. Israele e l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina firmano l'accordo di Sharm el-Sheikh che prevede il riconoscimento dello Stato di Israele e il diritto a uno Stato indipendente palestinese. Nasce la pecora Dolly, il primo mammifero frutto di clonazione. I Pink Floyd entrano a far parte della Hall of Fame. Mentre nel mondo succedevano queste cose importanti, da noi si inizia a parlare del TRC, opera che raccoglie in sé molti vizi della politica e della società di quell'epoca. In realtà il TRC rappresenta benissimo anche i vizi della politica attuale. Innanzitutto, 20 anni e più dopo il suo concepimento, non è ancora nato. I costi sono diventati sempre maggiori, oggi superano abbondantemente i 100 milioni di euro per 9 km circa di tracciato. Ha cambiato aspetto e possibilità d'uso. Nato e pensato come una nuova infrastruttura perché sarebbe stato percorso da mezzi originali, si è trasformato in un normale Firubus su corsia preferenziale. Anche il percorso è cambiato, perdendo per fortuna la tratta da Riccione a Cattolica. Ha determinato espropri, contenziosi, ricorsi e rimborsi ai cittadini danneggiati. Ancora non è nato e già ha cambiato nome più volte. Ma soprattutto minaccia di riprodursi prima di partire, come ogni buco nell'acqua burocratico, ambientale e infrastrutturale caratteristico di quest'Italia. Infatti il metromare, secondo l'ultima denominazione prodotta dal sindaco di Rimini, come sempre ottimo PR, sembra potersi moltiplicare e raggiungere Sant'Arcangelo, visto che anche la sua sindaca PD, mentre perdeva collegamenti ferroviari verso Bologna e verso Rimini, si è messa a favoleggiare del TRC, che potrebbe raddoppiare anche oltre la fiera. Questa è la più classica delle abitudini pubblicitarie degli amministratori del PD. Parlare sempre di qualche progettone futuro per nascondere la situazione presente e i risultati del recente passato. La nostra posizione invece è l'opposto. Siamo stati contrari al TRC o metro di costa o metro mare, chiamatelo come volete, e siamo contrari ad ogni ipotesi di raddoppiamento o moltiplicazione di un'opera sbagliata, inutile e costosa come soluzione ad un problema di viabilità che poteva avere soluzioni ben più sostenibili. Invece, siccome ci piace affrontare e risolvere le criticità sostanziali, crediamo abbiano ragione quegli amministratori che chiedono di risolvere i problemi della viabilità con soluzioni concrete. È il caso della Valmarecchia, bassa e alta, la cui viabilità era stata assegnata alla provincia, a un ente cioè che i governi PD hanno affamato fingendo di eliminarla. Le province infatti non sono state messe per anni e anni nelle condizioni nemmeno di assicurare la benché minima manutenzione. Su questo ci si deve oggi concentrare, come ha fatto il governo del cambiamento stanziando oltre 10 milioni per un quinquennio per le strade. Ma oggi, per non parlare del disastro attuale del TRC, sul cui tracciato ci si potrebbe giocare a bowling, dato che al contrario di quanto annunciato in pompa magna, le corse non partiranno nemmeno nel 2019, i sindaci PD si inventano nuove tratte del futuro TRC. Fino a Rimini, Fiera, Sant'Arcangelo, Ravenna, Ferrara, verso l'infinito e oltre, per citare un noto film della Disney. Per questo ho chiesto con un'interrogazione alla giunta regionale chiarimenti su queste voci che sembrano dipendere tutte da esigenze interne ai democratici. Fare fumo visto che sono preoccupati del loro futuro e magari far capire a qualcuno che solo grazie a loro continua la pacchia delle grandi opere inutili.